Noi siamo un altro su Desmond. Andiamo a fare la missione per Sara stavolta, perché no raga, quella volta che abbiamo ucciso quel cervo per colpa nostra, mi... sto dicendo per Sara, perché il connello ci aveva un'altra volta chiamato l'ultima volta, mi ricordo. Però andiamo a fare questa missione che dovrebbe essere la missione principale, quindi quello di per Sara. Raga, da quello che ho visto, l'avete visto l'ultima volta raga, qui tantissimo. Precisamente ci trovavo qua raga, e quindi non siamo neanche molto distanti da questo punto, che presidio nero del ponte di Piette Diamond Lake. Oh mamma raga, credo che sia tipo il posto più brutto che sono andato a vedere. Ok, a questo punto già che siamo qua facciamo il nostro altro rifornimento. Sono ancora i predoni che abbiamo squattato. Fanno nuovo distrutti ragazzi, pedoni, quindi non possono fare niente, ok. Abbiamo fatto pure un'altra volta rifornimento, ottimo ragazzi, ok. E quindi andiamo a fare questa missione. No raga, c'è un altro, raga, ci sono altri. Corri. Meglio attivare per gli altri, no? Corri al ponte, che al cancello che entrerò. Porco due. Abbiamo, raga, dobbiamo sparare per forza. Stanno ancora seguendo. Mi sembra che ora se arrivano a posto dovrebbero sparare questo, vero? Vai, sparate, sparate! Spara! 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 Cosa fai? Ti allontani? Bravo, fammi un clanciare. Vuoi sparare, ritardato? Cazzo apri, stronzo, io ci morivo per colpa tua. Raga, questo qua ci vuole a fare due chiacchiere. Aspetta un attimo, tiriamo dentro la moto perché non siamo mai... Raga, cosa guardo, il mare lì? Che cazzo guardi? Questi corazzati tipo 7 volte più di me. E c'è la mia stessa faccia. Ah no, io sono più bassa forse. Anche tu, stronzo. Bruttissimo tu, mamma mia. Cioè al primo raga hanno sparato. Guarda qua raga. Scrivo di nuovo perché comunque è stato figo. Ok, andiamo quindi verso questo vulcano. Che raga, però noi in sopra non siamo mai saliti, per andare a salire mo. Dobbiamo provare raga. Che dire? Guardi qua, ok. Andiamo con la motocicletta raga, perché noi ci dobbiamo le palle andare a piedi. Questo qua non corre. Noi raga, però non si può forse. Non si può. Ma forse sì. No. Che sviene. Vuoi vedere se si possono andare a piedi? No. Quindi ragazzi non possiamo salire sopra a questo vulcano, quindi peccato. Che sembra figo raga. Vabbè, a noi non ci interessa, dobbiamo andare da Sara, quindi seguiamo la linea gialla e niente. Raga, preferirei allenarmi più che lavorare a terra però. Ok ragazzi, siamo arrivati, quindi parcheggiamo qui la moto, andiamo dentro al laboratorio di Sara. Aspetta, ne vorresti uno vivo? No, non posso testare soggetti morti. Tieni. Questo cos'è? Un sedativo speciale, catturane uno e portalo qui prima che si riprenda. Ci sono molto vicina, dicono. Manca poco. Io non penso. Sì, signora.
Cioè, quindi da quello che ho capito, questa qua è tipo la missione più figa del gioco. Dobbiamo catturare un fottuto furioso, ho capito bene? Però raga, oh Brian, non sta facendo più sentire. Oh Brian, che brutta fine hai fatto? Dicono, rispondi. Sto andando a cercare la larva che mi hai chiesto. No. Bene, ma me ne serve una specifica, chiaro? Aspetta un attimo, una larva specifica. C'è un vecchio rifugio a sud, non distante dalla Rim Drive. Ora ospita un'intera colonia di... raga... larve. D'accordo. Ok, contattami quando sei sul posto, chiudo. Dai, raga, abbiamo trovato una larva specifica di larve. Io non vedo l'ora. Che bastardo, raga, non ci credo. C'è già un rapporto. Ehi, capitano, sono in missione per il tenente Whittaker, sono impegnato ora. Ricevuto. Contattami quando hai finito. Siamo pronti a testare l'arma di Weaver, chiudo. Ah. Oh, merda. Mi sa che Sara non riuscirà a battere sul tempo Weaver. È una di quelle maglie con i gattini dei Mici Amici. Strano che il colonnello non abbia già bruciato questo posto. Ho chiesto a Matt di non toccarlo. Sono mesi che sto studiando il sangue dei soggetti più giovani. Mi serve per il siero. Ok, ma come faccio a catturare la ragazzina senza uccidere gli altri? Non ne ho idea. Inventati qualcosa, non lo so. Mi serve la ragazzina con la maglia rossa. Perché... maglia rossa, quindi controlliamo bene. Ragazzi, io la mazza in mano non la metto, anzi, metto il fucile. Cosa c'è qua sopra? No. Un po', quello sono i grigio. A parte che serve una bambina. Oh, ma dove cazzo esci con questi ciattoli di merda? Sono attaccati, io vengo in pace, non mi faccio del male, veramente. Qua mi sa che raga, dentro la casa sono tipo non so quante di quelle larve, proprio che ti mangiano il culo da solo. Bambina rossa, eccola, subito. Andate via voi, se ve lei, quindi che come brutta, pistola a tranquillizzante. Cosa stronzetta, cazzo! Codo. Bastardo. Uccide più, eh? Se ne frega un cazzo. Ah, devo eliminarli, quindi questi qua mi sa che sono inutili. Prego, non si chiamano le larve. Quanti ne sono? Ho fatto una collatera. Di nuovo, pa! No! Io con la mazza. Questa madre non li picchiavo da piccoli. Quanti? Bambini mocciosi. Tutta la testa, tutti quanti. Sai che c'era qualcuno qua che stava dormendo, eh? Sai che era questo qua, no? Era questo, raga, lo sapevo. Vediamo un po' come prendiamo sta bambina, mo, minchia, raga, tipo ci scappa ora. Ragazzi, lo sapete qual è? Che tipo questa qua si sveglia mentre stiamo camminando con la moto? È tipo se ne scappa, è tipo è poi imprendibile. Guarda, ragazzi, sono sincero. Secondo me è così. Se devo guidare. Poi se non devo guidare, meglio. Mi spiace però che sprieta sulla bambina, mi sa che... Non ci siamo ancora però con la cosa. Cioè, secondo me ci sta portando troppo avanti, Sara. Cioè, è una cazzata, raga, dai. Ah, ok, quindi non l'abbiamo guidato noi.
volta. Cristo santo! Ah, capitano, è pisciato sulla moto. Colonnello, no. Non vuole animali domestici sull'isola. Il tenente ha bisogno di una cavia. Ah, vedo che andate molto d'accordo. Tu e il tenente Whittaker. Faccio solo il mio lavoro, signore. Bene, è la cosa migliore. Il colonnello non ammette amicizie tra soldati e ufficiali. Oh, no. Questo non è il mio caso. Bravo. Perfetto. Signor sì. Ok. Che schifo, raga, ha pisciato sulla moto, te la prendo pure in mano. Sono organismi biologicamente incasinati, è complicato calcolare il dosaggio. Aspetta, ferma. Ci sono. È su questo che sto lavorando. Resiste ancora qualche secondo. Tienilo. Cosa? Morto. Te lavare le mani, ma lui ride. Non so cosa ci hai messo, ma quella roba picchia parecchio. Cazzo! Aspetta, tu non vuoi creare un'arma biologica? Oh mio Dio, stai cercando una cura. Speravo, una volta recuperata la linea cellulare alla Cloverdale, di poter creare anticorpi in grado di contrastare gli effetti del virus. Ma tutte le ricerche e tutti i mesi di lavoro non hanno portato a nulla. Non posso salvarli. Non esiste modo per invertire il processo. Interessante. Rialzati, resisti sempre e riprova. Non hai visto cos'è successo? Le cellule di quel bambino sono letteralmente esplose. È per questo che non puoi mollare. L'hai chiamato bambino. Sai quante creature come lui ho ucciso? E non mi è mai passato per la testa che un tempo fossero persone. Ho conosciuto una ragazza che parlava così dei furiosi. Per lei erano persone malate. Credevo che fosse matta, ma in realtà la vedeva come te. Pensi che sia matta? No, no. Anzi, sei la prima sana di mente che incontro da 2 anni. Ricordo la notte in cui ci siamo separati. E la verità è che non ti ho persa quando sei salita su quell'elicottero, ma la sera dopo. Io e Boozer siamo arrivati al campo profughi in cui pensavamo di trovarti. Ma i furiosi erano ovunque, gli elicotteri bruciavano, le urla erano strazianti. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, ma restavano solo corpi. Corpi dappertutto. Ho guardato in faccia ogni singolo cadavere, saranno stati un migliaio o più. Ho controllato uno a uno, quella è la notte in cui ti ho perso. E Boozer... Boozer, lui ha cercato di tenermi in piedi per i 2 anni successivi, ma io ero come svuotato, me ne fregavo. Poi ho visto in cielo un elicottero della Nero e ho iniziato a sentire qualcosa. Così ho pensato, vaffanculo! Perché se ancora viva la troverò e fuggiremo in moto senza guardare indietro. Non voglio far parte di una milizia, combattere una guerra o vivere in uno schifo di campo. Perché sei ancora qui allora? Sono qui per te. Ti dedichi anima e corpo alle ricerche. Non hai mai smesso di lavorare. Mentre gli altri pensano solo a sopravvivere, tu cerchi di salvare il mondo. Sì, senza troppa fortuna, direi. Quindi rialzati. Resisti sempre. E riprova. Torniamo alla Cloverdale. Servono attrezzature e tutte le informazioni possibili.
Sul serio? Mi aiuteresti? Sì. No! Cioè, raga, perché non ho capito questa... Fino a mo' che stiamo facendo a questa qua, cioè, raga, io non vedo non sto qua. Giocando qui, fine noi... Cioè, fine qua, noi non la stiamo aiutando. Volt? Andiamo a nord. Quello è l'unico modo. Fingeremo di cercare scorte. Sì, ma senza tornare. Come due disertori. Se dovessero prenderci, finiremo alla furca. Ma saremo insieme. Signora? Sì? Dick, il colonnello ti cerca. Sì, vado. Fai il bagaglio e torno presto. Che raga, che cazzoni. Grazie. Sì, signora. Sì, vaffanculo. Raga, quindi noi... Mo prendiamo e ce ne fuggiamo, quindi andiamo da Boozer, spero. Corale St. John. Colonnello. Su, vieni con me. Siamo pronti? Sì, colonnello. Sì, signore. È tutto in ordine. Il carico è sulla moto. Non sono sicuro di capire. L'arma del tenente Weaver, infine, è pronta. Dobbiamo solo testarla. Cazzo, sì. Inceneriamo un'orda? Oh! Qualcosa non va, caporale? No, signore, no. Splendido. Non vedevo l'ora. Così mi piaci, ragazzo. Signori, questo è l'inizio di una nuova era. Coraggio. Tenente Weaver, con me. Signor, sì. Ecco qua, raga, noi attacchiamo la nostra prima fottuta... Cioè, era prima, no. Però su YouTube sì, quindi parecchie volte abbiamo incontrato delle orde. Anche ragazzi, se voi andrò a vedere in descrizione, vi lascio il video dove troviamo un'orda gigantesca, che è praticamente, raga, tipo una delle più belle di Diamond Lake, mi ricordo. E quindi ragazzi, no, niente ragazzi, gioco è troppo fottutamente bello, quello di Days Gone 2. Ok. Ok. Io credo che dovresti aspettare qui e lasciar fare a me. Cosa? Vuoi farti ammazzare? No, per questo preferisco andare da solo. Senti, non possiamo affrontare un'intera orda una volta sola, neanche con le super Molotov di Weaver. No. Quindi penso che scenderò lì. Mi farò notare, attirerò un gruppo per volta, poi correrò come un dannato. Troverò un modo per rallentarli e piazzare qualche trappola. Poi li faccio esplodere tutti. Senti, se usciamo allo scoperto in due sarà il caos. Rischiamo di attirarceli contro a vicenda. Meglio saresti qui. Tieni d'occhio la scena. Se si mette male, scendi in moto e mi tiri fuori da lì. O hai un piano migliore? Non ce l'ho. Quindi ragazzi, noi diciamo stiamo messi nella merda, lui no. Addio, Orda. Questo è il piano. Questo è il piano. Allora ragazzi, da mezz'ora dicendo questa scena. La fortuna non c'entra. Sì, sì, va bene, ma stai zitto, mica non te lo... Allora, raga. Fammi sapere se serve aiuto. Ricevuto. Dobbiamo creare delle fottute trappole, quindi per forza, raga, perché non ce la possiamo fare correndo solo, perché questo qua è un ciccione, raga, devo modificare, devo abilitarmi la... Devo potenziarmi l'abilità qua del vigore, se posso, della stamina. Hanno dei rumori qua bruttissimi. Nada, no. Potrebbe servirmi. Ci credo per polistirene, che tipo lo trovo quasi sempre qualcosa. Ok raga, allora mo questi qua si vanno a posizionare là. Io penso che secondo me se mo questi qua se ne vanno per di là e noi ci andiamo là. Allora, oltre a creare delle trappole, dobbiamo creare delle trappole, vediamo un po'. Nel frattempo che loro si muovono. Andrea, ne Luca! Ma ne capita allora? Qua sotto possiamo passare, no. Dov'è la bomba d'ossigeno?
Anche se non fa una siga quella cosa, però. Comunque non. Bombole di ossigeno. Ok. Queste farebbero un bel botto. Visto che mo siamo da quel lato, sicuramente ci verranno per di qua. Ancora. Vediamo che loro. Penso che è una bella bombola tipo qua. Ok, a meno che non abbiamo fatto muore. No. Non urlare! Posso dire che così vado più forti quando sono da soli, cioè da soli, poi quando sono con le orde, boh. Straccio. Possiamo crearlo? No. E dai però, non mi missare la cosa. Cara niente. Là ce ne sono altri di cose, sono larve, cosa sono? Sono dei zombie di merda malefici. E quindi ragazzi ci mettiamo io da sta macchina e penso che tipo qua. Guarda come mangiano. Prendete figli di Troia! Vai, si giù presto! Serve il vento! Tiriamo questi qua che vengono qua, eh! Grande così! Jackpot raga, jackpot! Abbiamo fatto jackpot! Abbiamo fatto jackpot! Non perdetevi, sono qui! Mi vedete? Ora non più, mi vedete, ora mi vedete, ora non più! Vigile edition. Non dobbiamo aspettare troppo di dire raga. Spieghiamo troppo. E che nada, intorno non so che si servono. Dove l'ho messa. Qual è quella serve? Ok. Sei ciò, vattene da lì. Sì, è meglio sto andando. No, devi stare zitto! Non devi parlare, madò, come si chiama? E non è finita! Io ho visto quella cosa. Non ci credo. Perché raga, non mi sono piccioni là! Posso tagliare qua? Posso? No! Raga, è la cosa più bella tipo del mondo! Raga, mi si era buggato il personaggio, sta per morire per sta cosa. Oh, sto godo. Vai, moto, vai. Mica, quanto ne stiamo spiegando? Ok, abbiamo bisogno di spiegare.
sì, comunque il Napoli ha menato uno, però è strano. Mi sembra non vi stiate impegnando abbastanza! Sì, coraggio! Guarda di qua. Pro player! Parte del piano. Ma che cazzo fa a guardare qui? Io voglio capire dove sta. Ma per schizzo, raga. Dove che sta? Vabbè. Vediamo un po' cosa deve farci. Spera, non so quanti è il tetto fatto. No, vabbè. No, raga, come serve la cosa? Usa. Beh, allora ho fatto non ci siamo che devi fare il figura era questo qua, vero? Serve qualcosa, possiamo trovare qualcosa, una bomba tubo, sì. Assolutamente qua. Visto che tra poco raga potremmo pure andare a toccare, dai, ma poco tra poco però. Mamma mia raga, che culo. Madre. È rimasto un piccolo gruppo, quando facciamo così. Oh raga, in modo swag. Quello è caduto, che ci non ci credo raga. Per chi è caduto raga, è morto. Corri, ti prego. Dimmi che sono finiti. Non posso crederci. Ce l'hai fatta. Hai annientato un'intera orda. Vedi. Sì, alla grande. La tredicesima ora la voglio. Che se prendiamo tutte le taglie, raga, e qua dove andiamo a vendere. Non so perché si chiamano ricchi. Allora, mi ricevi? Tenente Whittaker, qui è il caporale St. John. Al rapporto, rispondi. Tu vettivo lo sei. Capitano, ho provato a contattare il tenente Whittaker, ma non risponde. Volevi portare buone notizie? Sì, sarai entusiasta. Immagino, ma la vedrai presto. Non chiamare il tenente Weaver, voglio dargli la notizia di persona. Ok, te lo sei meritato. Ricevuto, sei già chiuso. Cosa te lo sei meritato? Ma che cazzo dici? Io ho fatto tutto, raga, ma questi casi vengono pure il merito, non ci credo. Noi stiamo piando le taglie, ora. Perché comunque che facciamo, raga? Le lasciamo qua. Andiamo a vendere, facciamo i big money. Ovviamente poi vediamo dove ci conviene di più, ovviamente. Tipo raga, siamo fatti tipo non so quanti orecchi, dice, ovvero taglie. Abbiamo sparato tipo tutte le munizioni. Non ci abbiamo neanche più scorte sopra la moto, quindi non possiamo neanche fare rifornimento là. Cos'è sta cosa? Innesco elettrico. Un gallo! Da quando raga stanno sono ancora vivi? Felice, sono felice. Come pure qua che ce ne sono 5, quanto ce ne sono. Poi ce ne sono no, qualcun altro, allora lasciamole tanto. Anzi, andiamo, prendiamo queste qua. Da qua sta sopra. Beh ragazzi, andiamo. Mamma mia raga, veramente.
intera è complicatissima, cioè ce ne sono di altre complicate, più complicate di questa sicuro. Però raga, non si può dire che non era, cioè se, che era easy. Che comunque ci ho messo una mezz'ora, 20 minuti, tentativi falliti. Capitano Curi, sto andando, poi ti ho visto. Ok, eccolo Curi, guarda quella testa di merda là. Bastardino di Curi. È fatta. Grazie a te. Grazie a voi. Sembravi invincibile. Mai visto niente del genere. Hai mai avuto un onore a leccare cagna? Tutta questione di adrenalina. Possiamo vincere. Il colonnello ha ragione. Non sarà che noi ci siamo drogati. Non sa che noi siamo drogati, abbiamo usato per forza il vigore, raga, là arriviamo. Comunque quelle cose, io l'ho sempre guardate cazzate, quelle cose che abbiamo usato il vigore, l'energia. Però raga, se non usavo quelle cose, io là non scappavo da quei furiosi, quindi l'ho scoperto, cioè ho scoperto e ho imparato un'altra cosa. Quindi quelle cose, cercando di essere sempre full, perché quindi andiamo più a caccia, ragazzi, più a caccia quelle di alberini. Vediamo un po', ragazzi, cosa ci succede. Mo' che abbiamo, diciamo, fatto un'orda da sola. Speriamo almeno ci danno veramente un raddoppio del nostro guadagno. Cioè, quindi, qualcosa dovrà succedere, no? Ehi! Hey! Allora? Mi spiace, tenente. Oh, merda. Non è andata. Dovrei trovarti un nuovo lavoro. Come si festeggia? Alla messa ufficiale. Certo. Senza autore di promozione. Vieni con noi. Sai una cosa, vi raggiungo più tardi. Devo sbrigare una faccia. Come vuoi. Questa è l'Eldin. Attento a non rompere niente. Alcuni oggetti sono insostituibili. Che succede? Dov'è? Caporale Sergio? Nessun problema. Tutti i ricercatori più importanti sono stati trasferiti. Trasferiti? Dove? Perché devo consegnare le scorte qui? Sì, capisco. C'è stato un... Facciamo passi. Vieni. Ma che cazzo vuole, raga? Io sto qua, lo reputo sempre più strano. C'è stato un... Facciamo due passi. Vaffanculo, ma chi li vuole fare due passi? Ce ne facciamo tre? Non va bene. Ma almeno fammi sapere che cazzo è successo al tenente Whittaker, Weaver e tua madre in culo. Mi piace, ma sono gli ordini. Matt, non puoi farlo. Non puoi tenermi chiusa qui dentro. Oh. Il signore disse a noi: entra nell'arca con la tua famiglia, poiché tu solo sei degno dinanzi a me in questa generazione. Ma di che stai parlando? Mi dispiace, tenente. Poi, colonnello, aspetta! Ehi! Tutto ok? Tutto ok. Signora, ho trovato le scorte che aveva chiesto. Va bene, vieni. Sto lavorando a un nuovo incarico. Si tratta di veleno. Ascolta. Quando lo trovi, stai attento. Il minimo errore può costarti caro. Ricevuto. Ti porto via da qui. Grazie. Sì, signora. Raga, se io di sottofondo ti porto via da qua. Ma dico... Ho capito male io, raga. Sei giovane, picchi. Capitano Curi, mi ricevi? Sono qui, capitano. Il colonnello vuole vederti. È nelle sue stanze, nell'arca. È la madonna, però. Le sue stanze? Dal campo principale, supera il primo deposito. Poi segui il passaggio a sinistra. Ok, sai di cosa vuole parlarmi? No.
Ehi, Weaver. Ah, caporale St. John, vieni, entra. Da un'occhiata alla mia casetta. Mi piace come l'hai sistemata. Niente male, eh? Se avessi fallito, dove sarei? Ah, in una grotta più fredda da quella parte. Sì, l'ho saputo. Neanche lei l'ha presa troppo bene, vero? Direi di no. Ti serve qualcosa? No, sono a posto. Aspetta però. Potresti farmi un favore? Lo senti? No. Che cosa? Esatto, niente. Il colonnello ha qualche problema con la musica. Deve essere un mennonita. Ce l'hanno con il ballo. Come? Il ballo? I mennoniti amano la musica, ma non la danza. Lasciamo stare. Ah, davvero? Comunque mi servono cuffie e un lettore MP3. Insomma, quello che c'è, dei suoni. Stai scherzando? Ti pare che scherzi? Ok. Grazie. Un lettore e delle cuffie MP3 è la cosa più bella del lettore, raga, non le cuffie MP3 perché non penso che esistono, però. Ok. Chissà che musica Sara, di merda, però comunque della musica. Ah, il caporale è cazzo duro. Non tollero l'insubordinazione. Soldato, sto cercando di lavorare. Fuori! Scusi signora, ordini del colonnello. Devo tenerla sempre sotto controllo. Ah, tenente, chiedo scusa. Chiamo perché avrei una domanda sulla tua ultima richiesta. Sì, caporale. Beh, qui dice di raccogliere della cicuta. Sì, cresce sul versante nord della palude di Klamath. La troverai di certo. Palude di Klamath, ok. Mi raccomando, caporale, è altamente tossica. La pianta più velenosa di tutto il Nord America. Ok, farò attenzione. L'ultimo rapporto dava presenza di corvi infetti. Serve qualcosa per bruciarne i nidi. Bruciare i nidi? Ricevuto. Un'ultima cosa. Quell'altro progetto a cui sto lavorando. Avrò nuove informazioni. Che cazzo, non me ne frega un cazzo. Comunque, ho visto che mi stavo allenando in fare il teabag. Perché comunque, raga, dobbiamo riscaldare le gambe quando si parla con questo colonnello. Colonnello. Vediamo un po' cosa ci vuole dire, cosa ci vuole, diciamo, parlare. Sì, sì, esatto. Signore, io... Sai, quando ero giovane, esploravamo molto spesso le caverne alla ricerca di scritture rupestri dei Modok e incisioni risalenti a millenni fa. Sai, i primitivi non hanno mai vissuto in queste grotte, nel freddo e nell'oscurità. Ma guarda noi. Guarda come siamo caduti in basso. Colonnello, sto... Il soldato cercando. Che usciva in missione per i tenenti Whittaker e Weaver, l'uomo che hai sostituito, ha disertato. Ha fatto irruzione nelle mie stanze private e ha portato via con sé una sacra Bibbia. Beh, la rivoglio indietro. Sì, signore. Ho segnato sulla mappa la sua ultima posizione. Puoi andare, caporale. Che figa però la stanza del colonnello qua. Fighissima. Siamo ancora, possiamo entrare? Dove che sta? Qui sta? No, è questa qua. Se ci posso, raga, da fotterci pure qualcosa. Eccolo, mi raga, bellissima. Aspetta lui. Questo che sta meglio messo mo che quando tipo era normale la... Fighe però ste caverne, non si può dire niente. La grotta, l'arpa, come cazzo la chiamo. Vabbè, allora andiamo un po' alla Bibbia, dove si trova. Abbiamo raggiungere prima la cicuta. Vabbè ragazzi, spero che questo video si possa concludere qua. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi, 30 mi piace e vi riporto un terzo episodio. Vedete, iscrivetevi soprattutto al canale e ci vediamo con il prossimo video. Bello. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.